Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Porto il punto di vista dell'avvocato in una, un momento dedicato alla deontologia e un'altra riflessione dedicata anche al senso di poter lavorare in equipe. Dal punto di vista della deontologia, diciamo subito, l'avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, tutela l'inviolabilità e l'effettività della difesa. Quindi voi potete capire quanto possa essere alta e nobile la funzione di indossare la tuta. Vi dico così, elencandoli in maniera assolutamente rapida, una serie di aspetti che vanno dal dovere di fedeltà, al rapporto di fiducia, il dovere di diligenza, la segretezza, la riservatezza, per non dire poi della particolare attenzione che viene riservata per quanto riguarda i rapporti con la stampa e quindi anche tutta la problematica che riguarda ciò che è coperto dal segreto, come e quindi questo potrebbe essere un discorso, ma a me piace invece dire e dirvi un qualcosa di diverso, perché queste non vorrei rappresentarvele come regole messe lì che in qualche modo cristallizzano e inchiodano un momento così statico. In realtà sono tutto ciò che quotidianamente l'avvocato vive nelle aule, vive nel suo rapporto con il cliente, vive nel rapporto che ha con tutti gli interlocutori che in qualche modo hanno a che fare con gli incarichi che svolge. Essere avvocato, diceva Calamandrei, significa essere un cuore. Ecco, il concetto di empatia. Io credo che sia veramente importantissimo da raccontare e da raccontarci, specialmente in questo contesto, perché l'empatia ci porta a accettare, accogliere l'altro, raccoglierne le emozioni e cercare però di restituirgliele su un piano aderente alla realtà, cercare di dargli una risposta che in qualche modo sia possibile, verosimile rispetto all'aspettativa che lui ripone nella richiesta che ci sta portando. Se questo è un dato vero per tutte le situazioni, voi potete capire quanto diventa ancor più importante e significativo nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un'utenza fragile. E dunque questo essere cuore, e sempre proseguendo con una definizione sempre di Calamandrei, questo sentir su di sé le ambasce, ecco, ci fa capire per quali motivi a un avvocato non può non piacere la legge Vasari. Perché è una legge che ci riporta la dignità della persona, ci restituisce una persona. Voi direte, voi avvocati ha restituito i clienti. No, ci ha restituito anche,
ma ci ha restituito delle persone, e quindi attraverso ciò che già si è detto nei giorni scorsi, ho sentito, io stessa ero qua ieri ed è stato un pomeriggio bellissimo perché sono state messe in evidenza, in luce, molte cose buone, a partire dalla chiusura dei manicomi, alla fine dei ricoveri per ragioni di sicurezza. Diciamo anche, come avvocato, non posso non notare che ci sono comunque tre livelli di controllo, c'è un livello sanitario, due medici, mi riferisco ai trattamenti sanitari obbligatori, c'è un livello amministrativo rappresentato dal sindaco, c'è un livello giuridico perché abbiamo il giudice tutelare. Mi piace anche dire altri aspetti che ritrovo nella legge, perché da avvocato chiaramente do anche importanza al lessico, e allora aver soppresso quelle parole alienati di mente, infermi di mente, stabilimenti di cura, nelle pieghe della legge Basaglia, ecco, io trovo anche questa cosa meravigliosa, aver ridato il diritto di voto, è nelle norme finali, è messa all'ultimo, ora io non so, abbiamo qui una presenza autorevolissima che ci potrebbe raccontare se è stata così voluta o una delle tante circostanze, a volte succede, no? Che il legislatore, senza neanche forse aver identificato quell'obiettivo, però poi si ritrova ad averlo legiferato. E quindi questo diritto di voto, ma il diritto di voto ci ha dato anche il diritto di lavorare, cioè di mettere queste persone in un contesto sociale a tutto tondo. Ecco, allora, l'interprofessionalità e il lavoro di equipe, questa scelta di restituire il paziente psichiatrico al territorio ha messo in gioco la funzione sociale dell'avvocatura. L'avvocato, io sono profondamente convinta, è uno strumento di e della giustizia. Ecco, deve porsi, io credo, alla costante ricerca del giusto equilibrio fra la tutela dei diritti del singolo e il rispetto dei diritti altrui. In questa ottica, e per assicurare questo obiettivo, l'avvocato noi lo troviamo nel diritto penale, lo troviamo nel diritto civile, lo troviamo oggigiorno poi in ogni sede di mediazione, di consulenza, in campo stragiudiziale. Ora io non vorrei con questo dare un'immagine di avvocati ovunque e comunque. In realtà, come abbiamo anche sentito nel pomeriggio di ieri, e con riferimento alle varie criticità, ieri ho sentito la medicina difensiva, ho sentito i problemi legati alla contenzione, ho sentito molti argomenti che in un modo o nell'altro arrivano a lambire, se non addirittura a coinvolgere la nostra professione. Si parlava anche di DAT, si parlava di consenso informato. Ora io cito e ve la dico solo così al volo, volissimo, perché in realtà la nobiltà e la profondità dell'argomento meriterebbero ben altro che me e sicuramente tempi molto più approfonditi. Però è recentissima questa ordinanza del giudice tutelare del Tribunale di Pavia, è del 24 marzo del 2018, che solleva una questione di legittimità costituzionale proprio per quanto riguarda la novella legge, la 219, nella parte in cui
commi 4 e 5 dell'articolo 3 stabiliscono che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare senza l'autorizzazione del giudice tutelare le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato, ritenendo queste disposizioni lesive degli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione. Quindi io, per carità, senza nessuna presunzione e senza approfondire nel merito, però credo che ci sia veramente molto da ancora da lavorare e da portare avanti su questi temi. Attraverso quindi la difesa del singolo, l'avvocatura tutela l'ordinamento tutto, contribuisce a fare giurisprudenza, quindi a proporre nuove interpretazioni di diritto, a colmare o aiutare a colmare le lacune della legge, e quindi nello specifico del lavoro di EQIP, intendendo con questo includere la figura dell'avvocato, mi pare che non si possa sottacere che in presenza di un cliente fragile, lo chiamo volutamente cliente proprio perché ha tutta la sua, tutto il suo riconoscimento e piena dignità, siano sicuramente presenti almeno tre obiettivi: fare in modo che i diversi saperi in gioco abbiano un linguaggio comune, come diceva ieri il professor De Stefano, noi medici legali facciamo i traduttori dal medichese al legalese, e questa è sicuramente un'esigenza che almeno noi avvocati, mi permetto di dire, avvertiamo. È necessario anche che cosa? Costruire un'alleanza fra le diverse figure professionali impegnate su un caso e costruire una rete che converga sul bisogno da supportare. Ecco, è già stato ricordato mirabilmente, questi sono gli stessi principi che animano una grande e recente legge introdotta nel nostro ordinamento, che è la legge sulla amministrazione di sostegno, che proprio nell'ottica del superamento della interdizione e della inabilitazione ha fatto una cosa meravigliosa, ha ruotato di 180 gradi la logica della protezione del soggetto fragile, e quindi è passata dalla ablazione alla conservazione, seppure perimetrata, della capacità di agire. Ecco, anche nel campo delle misure di protezione, mi avvio a concludere, ogni giorno l'avvocatura è chiamata a rinnovare il suo impegno e a dare voce ai più deboli, e spesso, quando la famiglia non c'è, non è in grado, non se ne può fare carico, viene richiesta dal magistrato anche di assumersi direttamente l'incarico e quindi declinare personalmente il ruolo dell'amministratore di sostegno, del tutore. Io cito come fonte, in questo caso sì, la fonte si può citare, è il dottor Pellegrini, che in un'occasione recente ci ha detto che sono circa 10.000 le posizioni attualmente aperte, Tribunale di Genova e Chiavari oramai accorpato. Circa il 50% è affidato ai professionisti. Il nostro ordine, e concludo davvero, che è comunque da sempre sensibile alla vocazione sociale che dicevo prima, vestire la toga comporta, ha recentemente dato vita a due commissioni che sono finalizzate a dare un segno concreto e tangibile di attenzione. Una è la commissione dei diritti umani,
umani e l'altra è la connessione delle fasce deboli. Mi ha fatto molto 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 piacere ascoltare l'intervento dell'Ordine dei Medici e venire così a conoscenza che anche loro hanno avuto, se non sbaglio, questa bellissima iniziativa. Ecco, sono commissioni nuove, cercheremo in armonia con le altre professionalità, lavorando anche a progetto, di riempirle di contenuti e quindi, come dire, di andare verso un obiettivo condiviso e veramente di equipe. Grazie. We can return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle.